vid'io cascarli tre ad uno ad uno. Ond'io mi diedi già cieco a brancolar sopra ciascuno. Finita la prima parte del viaggio di Dante, una sua impressione su questa prima parte? È molto bella, molto scenica, e abbastanza interpretata in modo lineare, molto scorrevole, e non distrae, sostiene l'attenzione, insomma, è interessante. E di questo allestimento nel Parco Midoglio che ne pensa? L'allestimento è ok, il contesto va pure bene, è poco praticabile il raggiungimento, la meta diciamo non è facilitata, insomma. Non ci sono neanche mezzi di trasporto. Né mezzi di trasporto, anche scarsi parcheggi. Che è importante pure, no? Sarebbe interessante riuscire a fare una scorciatoia per venire a piede. Che gliene pare di questa prima parte? È stata molto emozionante perché è stata stimolantissima, giusto ragazzi? Sì, poi le ragazze, le ballerine sono state brave, tutti sì, le fiamme. È qualcosa che visto così è meglio vederla a spettacolo che studiare a scuola, perché già così è anche più divertente e quindi capisci di più. Però è davvero un bello spettacolo, a me piace, sta piacendo molto, bravi gli attori, essendo anche un po' attore, come il professore ben sa, do un voto di 9,5, perché è davvero qualcosa di davvero bello. Poi c'è anche un mio amico che recita in questa cosa, che voglio salutare, Salvatore. Ciao Salvatore. Senta, dell'ambientazione nel Parco Midoglio che ne pensa? Dell'ambientazione? Qui, nel Parco Midoglio. Sì, è molto suggestiva, anche perché lo spettacolo sulle gradinate l'ho visto poche volte, di solito si svolge al centro e nelle gradinate ci stanno gli spettatori, e è stato uno spettacolo bello, anche suggestivo. Sì. C'è qualche aspetto che l'ha particolarmente colpita, che magari non si aspettava? Pensavo durasse più. Perché hanno saltato diversi gironi dell'inferno. La selezione dei canti è stata molto particolare, soprattutto i personaggi che ha incontrato sono stati quelli forse più significativi. Il più bello secondo me è stato quello di Paola e Francesca fino ad ora. Grazie. Senta, prima che ricominci posso chiederle un parere? No, a lei no. Un parere su questa prima parte posso chiederglielo? Molto bella, molto, molto bravi, molto bella. C'è qualcosa che l'ha colpita in particolare? Le voci. Cosa in particolare? Le voci, sì, molto belle, molto. La soprano Mirabelli laggiù in alto. Splendida, splendida, molto. Grazie. Bella. L'unica cosa è forse si potrebbero mettere su un display le parole.
perché alcune sfuggono e quindi sarebbe molto bello. Io ho visto un'opera recentemente in cui hanno... Sì. Grazie. Prego.